A me nessuno ha mai parlato di trattativa, non perché non si possa trattare, ma con un'organizzazione criminale infiltrata anche nel sistema politico e amministrativo è da escludere. In ogni caso, se l'avessi saputo, l'avrei interrotta. E quanto ha affermato Giuliano Amato, presidente del Consiglio dei Ministri nel 92, durante l'anno delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. L'ex premier, chiamato a deporre nell'ambito del Borsellino Quater, ha detto che in quell'anno indicò di adottare una via di intransigenza nella lotta alla mafia. Dopo la strage di Capaci, la mia unica preoccupazione, ha detto Amato, era che il cosiddetto decreto Falcone venisse convertito in legge. Poi ci fu la strage di Via D'Amelio e le misure nella lotta alla mafia vennero rafforzate. Da qui anche la decisione di inviare l'esercito in Sicilia. A me nessuno ha parlato di trattative in corso. D'altra parte lo sapevano che se qualcuno me ne avesse parlato avrebbe trovato il più fermo dissenso, non perché sia in sé, secondo me, da escludere con qualunque gruppo criminale una trattativa. Se qualcuno mi prende un italiano in Iraq, io debbo trovare il modo di riportare l'italiano qua. Ma con un'organizzazione criminale radicata, infiltrata anche nel sistema politico e amministrativo, e beh, trattare significa, può avere significati totalmente diversi. Questa è sempre stata la mia opinione, e quindi a me non è mai arrivato nulla che significasse ammorbidimenti rispetto a questo atteggiamento. L'avvicendamento al Ministero degli Interni fra Vincenzo Scotti e Nicola Mancino non provocò nessuna frattura e quanto affermato Giuliano Amato, ex presidente del Consiglio dei Ministri, deponendo a Caltanissetta al processo. Scotti ha detto Amato che era un mio carissimo amico, non mi manifestò mai il suo disagio nel passare alla guida del Viminale, a quella del Ministero degli Esteri. Nulla trapelò neanche quando alla fine di luglio mi informò che intendeva dimettersi. Per quanto riguarda Claudio Martelli, il segretario del partito, desiderava toglierlo dal Ministero della Giustizia e metterlo altrove. Il nome di Mancino lo trovai invece indicato nella lista che mi fu fornita dai segretari della coalizione per la formazione del nuovo governo. Ne presi atto e l'accettai. Successivamente, dopo qualche mese, arrivarono le dimissioni di Martelli da guardasigilli. Le dimissioni di Martelli, ha spiegato l'ex premier, avvennero dopo che ricevette un avviso di garanzia. Ero contrario che i ministri si dimettessero per un avviso di garanzia, ma Martelli decise in ogni caso di dimettersi. Non ho mai ricevuto nessuna sollecitazione a togliere Martelli dalla giustizia.